Oggi ospite in studio abbiamo Miro, al secolo Vincoli Rosa. Siamo qui per parlare di questa attività, di un passatempo che sta prendendo piede un po' ovunque, che è quello di rendere nuovi i pezzi che si trovano nelle cantine. Sì, a volte anche in discarica. Quali sono le lavorazioni e da dove nasce questo hobby? Sì, allora, l'hobby nasce da... Io praticamente da piccola ho sempre avuto la passione per il fai da te. Sono passata attraverso varie tecniche e una decina di anni fa sono approdata allo stile shabby chic. Shabby chic, che letteralmente significa trasandato, elegante, cioè noi andiamo a recuperare pezzi appunto nelle cantine, nei mercatini, pezzi vintage, a volte anche brutti, gli diamo una nuova vita. Quando è possibile, conservando la patina del tempo. La cosa ideale sarebbe che il mobile conservasse appunto i graffi, l'usura, i segni del tempo, e quindi desse a noi praticamente ci tramandasse la propria storia. A volte questo non è possibile, perché si tratta proprio di alcuni, come li chiamo io, ruderi, e quindi interveniamo dandogli una patina nuova, ma nello stesso tempo che dia, comunque imitando, diciamo, i segni del tempo reali. Ecco, ad esempio, questa tecnica viene adottata anche su mobili. Su mobili, su oggetti, certo. Qual è la lavorazione tipo, ad esempio, di un vecchio comò della nonna? Il vecchio comò della nonna, innanzitutto dobbiamo guardare, dobbiamo osservare qual è la finitura preesistente, perché ci sono delle finiture che non ci permettono di far attaccare lo smalto, che lo smalto quindi tende poi a scrostarsi in punti dove non vogliamo, e quindi c'è tutta una preparazione di base data da una levigatura. A volte si usa anche uno sverniciatore per asportare vecchie vernici. E poi dopo si passa alla decorazione vera e propria, cioè alla smaltatura, all'antichizzazione con cera. A volte si usa anche il bitume di Giudea. Il bitume di Giudea dà quella patina scura, appunto va a simulare la polvere che si annida negli anni. Oltre a queste lavorazioni sul legno, ci possono essere anche lavorazioni su ferro? Certo, su vari materiali: legno, ferro, addirittura un uovo di struzzo, plastica. Anche la plastica può essere decorata in questo modo, basta trattarla in modo opportuno. Ecco, per preparare ad esempio uno di questi vasi che vediamo qua, che sono stati trasformati in delle lanterne. Sì. Da cosa bisogna partire e quanto tempo più o meno ci vuole? Allora, questa è una lanterna che io ho creato utilizzando un vaso di quelli di sottaceti. Dopo aver mangiato i sottaceti, il vaso non l'ho buttato via, ma mi è venuto in mente di realizzare una lanterna applicando del pizzo e della tela di juta. Come tempo, io non ho mai quantificato, cioè non mi sono mai cronometrata, diciamo che ci va forse un'oretta scarsa, per me che sono ormai veloce, ho preso la mano, tre quarti d'ora, un'oretta di lavoro. La produzione shabby chic vede come sua icona un po' forse i cuori imbottiti e i sacchetti. I cuori sono un elemento molto importante dello shabby, perché lo shabby è uno stile romantico e quindi il romanticismo fa rima con cuore. Io questi li creo con un'altra tecnica, che è quella del cartonnage. Utilizzo un'anima in cartone e imbottisco quest'anima di cartone e poi rivesto con tessuti, con pizzi, questa addirittura un'applicazione di gesso. Poi vedo anche che abbiamo un nuovo portaposate reinventato. Questo è nato come portaposate, io l'ho comprato grezzo, e era di legno appunto tinta nocciola, l'ho laccato e poi con una tecnica che si chiama trasferimento di immagine, praticamente con una fotocopia, ho creato questa decorazione con un apposito gel che vendono. Tra le altre lavorazioni vedo anche delle cornici e due cesti molto retro. Sì, questo è proprio un cesto retro.
ho anche la foto di com'era prima, perché era veramente inguardabile, e l'ho preso a un mercatino delle pulci, e l'ho decorato in questo modo. Questo effetto appunto marrone che si vede è proprio dovuto al bitume di Giudea. Ricordiamo solo, per chiudere questo nostro appuntamento, dove possiamo vedere tutti questi lavori e prendere spunto. Sì, allora, io curo regolarmente un blog, il cui indirizzo è sciabbiedintorni.blogspot.com. Grazie quindi a Miro per essere stata ospite qua da noi, e in bocca al lupo per questo bellissimo hobby. Grazie.